ricordo come sempre, se volete mandarmi una clip, di inviarmela alla mail in sovraimpressione medinostore@gmail.com. Buona domenica a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video. Siamo tornati come sempre, come ogni domenica, con un nuovo episodio delle Top 5 Plays of the Week. Ragazzi, siamo tornati con un episodio con delle clips come sempre molto carine. Iniziamo al quinto posto, troviamo Domenico che ci fa una 5-on di C4, un solo C4, 5 kills a dire il vero, poi non in spawn trap, non è una cosa da niente, perciò ho deciso di premiarlo con il quinto posto. Continuiamo, andiamo in quarta posizione, troviamo Kaimano10 che gioca con il Purifier, lui sì invece che è in spawn trap, ma nonostante ciò riesce a portare una clip valida per il quarto posto, perché con il Purifier fa davvero una strage a dir poco clamorosa. Penso non ci sia neanche bisogno di commentarla perché potete benissimo vedere tutti quante kills fa davvero un macello fuori dal mondo e ciò gli porta il quarto posto. Alla terza posizione invece ragazzi troviamo ZCivLudic che gioca con il Locus su frattura, prende i primi due nemici in collateral, prende anche il terzo, prende anche il quarto e conclude con il quinto ragazzi, una bella 5-on molto molto pulita. Ho deciso di metterla solamente al terzo posto in quanto come potete vedere è in uno spawn trap, è comunque in uno spot molto molto utilizzato per fare le clip, ma nonostante ciò mi è piaciuto più che altro perché non ha fatto neanche un piccolo fail, è stato molto molto preciso e ha portato a casa una clip molto carina. Alla seconda posizione, ragazzi, continuiamo, torniamo su Infinite Warfare, troviamo Andrew Parks che gioca con l'NV4 e ci porta una clip davvero molto molto carina, o è il K-Bar, no, è il K-Bar, e ci fa una clip davvero assurda, fa una strage anche lui a dir poco clamorosa su Terminal. Come sempre dico che queste stragi non c'è neanche bisogno di commentarle, penso possiate vedere benissimo quanti nemici prende e quante kills fa una tripla dietro l'altra, quindi di per sé non ha neanche senso star qua a dire qua fa una kill, qua ne fa un'altra, perché potete vedere benissimo che ne prende davvero tantissimi e si aggiudica la seconda posizione, ragazzi. Ma al primo posto chi ci sarà? C'è una persona che ha già vinto molte volte questa top, sia Bex, che sta giocando su Outlaw, il remake di Standoff con l'SVG, la prima volta non va bene. Però la seconda, quando prendo un attimo le misure, tac. Fantastico, ragazzi, un 1440 davvero pulitissimo, io adoro il suo trick, adoro davvero, è una cosa che mi piace davvero troppo, li fa davvero così puliti, così belli, boh, non so, mi complimento con lui perché davvero, ormai è davvero tante volte che vince questa top e si merita tutti i complimenti di questo mondo. Comunque ragazzi, adesso la top è giunta al termine, io spero che vi sia piaciuta, se così mi raccomando lasciate un bel pollicione verso l'alto, un commento, se non lo siete ancora iscrivetevi al mio canale che mi fa sempre molto piacere, noi ci troviamo ragazzi come sempre domani con un nuovo video, lasciate un mi piace, un commento, se non lo siete ancora iscrivetevi, per oggi da me è tutto e bella!